Salve a tutti, buonasera, sono Anna di Merceria Tante Idee, siamo alla Fiera Florence Creativity a Pistoia e oggi volevamo farvi un brevissimo tutorial sull'utilizzo delle chiavette USB della Caesar. Come sapete, da qualche mese abbiamo introdotto il termovinile della Caesar, quindi un prodotto veramente molto carino e applicabile con il ferro da stiro da casa, però magari c'è chi lo utilizza con un plotter da taglio, quindi macchine proprio adatte al taglio del vinile che funzionano con un programma per il PC. A tal proposito, per chi magari non ha particolare dimestichezza con la grafica, quindi ha difficoltà a crearsi le immagini da tagliare, abbiamo la Caesar ha introdotto delle chiavette USB, appunto, che come vedete sono proprio fatte con l'aggancio adatto per poter essere inserito nel vostro PC, normalissimo PC, e contengono già il file, diversi file a dir la verità, compatibili con i vari plotter da taglio e sono appunto divise per argomenti, quindi molto interessanti, perché fate conto che ogni chiavetta contiene ben 100 disegni. Quindi questa ad esempio che ho in mano è l'argomento delle holidays. Quindi molto carino l'argomento, come vedete partiamo dal Natale, da Halloween, abbiamo tantissimi argomenti, guardate che carini che sono, veramente simpaticissimi. Poi dopo abbiamo la chiavetta successiva che è le occasioni speciali, sempre 100 disegni già tutti preimpostati. Dopo vi dirò anche una cosa molto importante, che ad esempio oltre a trovarveli colorati le potete sviluppare anche monocolore. Questa invece è la chiavetta sport, quindi come vi dicevo sono tre argomenti e qui vi trovate tutte proprio le sagome delle figure relative allo sport. Allora, come vi dicevo, quando poi inserirete la vostra chiavetta nel PC vi darà la possibilità di scegliere se le volete multicolor, quindi esattamente come le vedete qui nelle varie chiavette, o altrimenti se le volete monocolore, quindi voi sceglierete appunto l'opzione che vi farà più comodo, se vorrete anche solo la sagoma di un solo colore di vinile o se invece le vorrete proprio colorate. Nel caso in cui le vogliate monocolore, ovviamente la macchina è già predisposta per farvi il taglio della sagoma, semplicemente della sagoma con i tagli giusti. Ad esempio vi faccio vedere questo. Adesso questo lo dobbiamo ancora spellicolare, dopo vi farò vedere come, però vedete che è un monocolore e si sviluppa già proprio la figura, adesso io non l'ho spellicolato del tutto, si sviluppa proprio la figura adatta con un colore unico. Se invece voi sceglierete il multicolor, come appunto vedete nelle chiavette, mi dividerà la figura già in tappetini, chi ha il plotter sa che funziona con i vari tappetini da taglio, e me li suddividerà proprio nei colori in base alla figura che poi ho scelto di andare a stampare. Quindi come vedete in questo caso io una figura l'ho già attaccata, però mi ha tagliato su tre tappetini diversi, quindi con tre tipi di vinile di colore diverso, termovinile di colore diverso. Quindi molto carina l'opzione proprio per chi ha difficoltà, come vi dicevo, a crearvi le varie figure. L'alberello ad esempio che io sono andata a stampare sarà questo qua. Vedete che carino che è? Quindi come vi dicevo mi ha proprio stampato, suddiviso la stampa in tre tappetini diversi, proprio per farvi vedere la facilità dell'applicazione. Allora, quando andrete a stampare, a tagliare col vostro plotter, sapete che vi taglierà i tagli, non so se li vedete. Vedete sì, come funziona? Sì, sì, esatto, mi farà la figura intera, ma sotto sarà ovviamente tagliata. Allora, io avrò bisogno del mio spellicolino, che è questo attrezzo qui, ovviamente sempre marcato Caesar. E lo spellicolino è praticamente un uncino. Vedete, è anche pericoloso, quindi bisogna stare anche un attimo attenti. È un uncino con cui io vado a togliere praticamente tutto quello che non mi serve. Quindi vado proprio a griffare in questo modo, vedete, il vinile che non mi serve e quindi mi creerà il taglio vuoto. Eccolo qua, vedete? Quindi dove proprio in modo da creare, invece che avere la figura tutta piena, vado proprio a creare i vari tagli, quindi anche qui. Vedete, vado a raccogliere la mia figura
Quindi ti aiuta a dare l'invito per togliere la parte sotto. Esattamente, per andare proprio a togliere la parte che non mi interessa, quindi che non voglio andare a trasferire sul mio tessuto. Vedete, per dare proprio corpo a quello che sarà poi il mio disegno. Quindi spellicolino, molto comodo, ha proprio la sua custodia, che tra l'altro si può, perché comunque vi dicevo è pericoloso, quindi ha il suo cappuccio. Molto comodo anche una volta che avete magari sollevato il lembo del vostro vinile. E molto comoda anche la pinzetta con cui potete proprio andare a anche qui ad aggrappare, diciamo così, il materiale. Adesso io non l'ho raccolto prima con lo spellicolino. Comunque molto molto comode anche le pinzettine. Voilà, sollevo e tolgo, ok? Quindi una volta che io mi sono andata a pulire tutta la mia figura, quindi con i nostri attrezzi, procedo con l'applicazione. Allora, come vi dicevo, il termovinile si applica semplicemente con il ferro da stiro. La regolazione necessaria è il cotone, quindi non a temperatura massima, che sarebbe il lino, ma il cotone senza vapore e senza acqua. Ho bisogno di applicarlo su tutto quello che può essere cotone e poliestere, quindi dalle magliettine di cotone o di poliestere. Va benissimo anche il feltro, il pannolenci, se ad esempio volete crearvi anche dei fuori porta, come ad esempio questo diventerà un pannellino decorativo. E che altro? Ho bisogno di un pezzettino di carta da forno, esatto, per proteggere sia il mio tessuto ma anche la piastra del ferro da stiro. Allora, come vi dicevo, io il primo pezzo l'ho già applicato, quindi come vedete è già stato applicato. La pellicolina trasparente non è altro che la rimanenza del mio materiale, che è già compreso, di pellicola adesiva, che è questa qui, che mi tiene proprio raggruppato tutti i miei pezzi, e non è altro che proprio parte già del nostro vinile. Una volta che voi andate a spellicolare e togliere le parti che non vi interessano, vi rimarrà questa pellicola che tiene unito proprio tutto il vostro disegno. Allora vado ad applicare le mie foglioline. Io ho pensato che mi piace così, il primo strato, vado ad appoggiare la mia carta forno, poi vado a premere su una superficie rigida per circa 15 secondi, tenendo il ferro fermo e spingendoci sopra. Quindi, trascorso il nostro tempo, adesso il glitterato tra l'altro è anche molto resistente come tipo di materiale, quindi se per caso vi scappa anche qualche secondo in più non succede assolutamente nulla. Vado a rimuovere la pellicolina trasparente, eccola qua, come vedete il vinile sotto si è perfettamente attaccato, questa la potete anche riutilizzare. Come vedete il mio primo strato di foglioline si è attaccato perfettamente, eccolo qui. Vado a fissarlo di nuovo per altri 15 secondi con il mio ferro da stiro, dopodiché andremo ad applicare l'ultimo strato, quindi le foglioline con l'altro colore, col colore un po' più chiaro, eccolo qui. Vi ricordo sempre che i tessuti trattati in questo modo dopo 24 ore possono essere lavati in lavatrice con il programma dei delicati, quindi a 30-40 gradi al massimo a rovescio. Ecco qui, ultimiamo l'ultimo strato di applicazione, sempre per 15 secondi, ferro fermo, spingo e attendo che il mio termovinile si applichi. Come vedete, un'applicazione veramente molto molto veloce, molto carina. Vi ricordo che potete decorare anche jeans, perché comunque rientra nel materiale del cotone, quindi a meno che non sia particolarmente elasticizzato lo potete applicare anche su un pantalone di jeans. Vado a rimuovere di nuovo la mia pellicolina, ecco qui, non ho contato i secondi perché ormai vado a occhio, ma non succede assolutamente niente, perché sapete che io poi dopo lo devo andare a ripassare di nuovo per fissare proprio quelle parti anche molto piccoline che eventualmente possono non aver aderito perfettamente al primo passaggio, ma non succede assolutamente nulla, è proprio tutto nella norma. Ecco qua, quindi, come vi dicevo, fra 24 ore, quindi aspettate che il materiale attacchi perfettamente, fra 24 ore potete andare a lavare il vostro tessuto. Ecco, che carino, è veramente carinissimo, e questo grazie all'aiuto appunto delle chiavette, perché graficamente hanno già fatto il lavoro che praticamente uno invece dovrebbe fare da solo a computer, che vi dico, io non ho le capacità, quindi le ho trovate veramente molto comode, e poi un risparmio di tempo esagerato perché le figure sono già applicate, già proprio tutte pronte. Quindi questa è la novità delle chiavettine Scissor, ce ne sono di tre argomenti, come vi dicevo, molto carine, molto molto semplici da utilizzare. Direi che con questo tutorial è tutto e vi saluto alla prossima. Grazie mille.